preoccupi. Non ti preoccupi. Molto piacevole, Maria. A me è piaciuto moltissimo il libro e vorrei anche sottolineare la scrittura. La tua scrittura è esemplare, Dolce, cioè è onesta, pulita, quasi una lezione di come si dovrebbe scrivere. Cioè che uno può dire una cosa e dice quella. No? Sapete che in questo periodo stiamo sentendo molti discorsi di fronte, cioè, che vogliono reclamizzare un'altra cosa, dicono che negano, eccetera. Questo è per noi che insegniamo la lingua italiana negli anni adulti, anche nei laboratori dentro le scuole, così comincio a parlare un po' di scuole migranti, trovare questa onestà nella lingua ci aiuta a, perché noi dobbiamo imparare a parlare così, come tu scrivi. Cioè, per educare, almeno nello spazio in cui stanno nei nostri corsi e nei nostri laboratori, a sentire un modo di parlare piano, limpido. Viceversa, dico subito, perché io l'ho letto con grande passione, per me gli altri, le ex practice, insomma, dei buoni esempi, sono per me sempre una ricchezza, perché io dico, guarda, io sto qui in fortuna. Due sere e ho fatto il giro d'Italia, mi sono risparmiata tanto treno, tanta fatica alla mia età, e invece di studio, quindi diciamo per me i viaggi fatti dagli altri, i raccontati così, sono una miniera. Viceversa, io interverrò sul multilinguismo a scuola, perché lavorando con tanti bambini che arrivano nelle scuole sapendo un italiano un po', e tu stesso citi le statistiche della loro criticità nella carriera scolastica, tu non nascondi questo, cioè dici hanno tassi di ripetenza e di abbandono diciamo preoccupanti per un paese che ha quasi sconfitto l'abbandono scolastico e la ripetenza, insomma. Quindi secondo me bisogna un pochino mettere a fuoco questo tema, che è il nostro, che è il tema di scuole migranti, perché è molto semplice da intuire. Il bambino un po' è una ricchezza dentro una scuola che sa fare interlinguismo e insegnargli la lingua italiana sfruttando l'ordine, il suo apprendimento di tante lingue, ma la lingua italiana oggi e probabilmente anche per molti anni futuri, fino ai 18 anni insegna in lingua italiana, cioè è monolingua, i testi sono monolingua, quindi l'apprendimento dei testi, l'insegnamento dell'insegnante, chi l'italiano lo sa bene ha un vantaggio, chi lo sa male ha uno svantaggio. Poi può essere ricchissimo dentro le esperienze di intercultura. Non vorrei che noi valorizziamo, portiamo un'idea che stiamo valorizzando la pluralità culturale, che è giustissima, che è una passione anche per me. Credo di essere entrata nella rete scuole migranti per questa passione che abbiamo. Un po' tutti gli insegnanti volontari delle nostre associazioni sono appassionati di intercultura. Ma la lingua italiana è la lingua della scolarità, cioè si va avanti a scuola con quella, poi sta arrivando all'università, l'università interamente in inglese, fatta a Milano, l'università in arabo, l'università in cinese, perché diventeremo un paese plurilingua, ma non lo siamo ancora. Seconda osservazione, noi abbiamo un canale di immigrazione qui legale che è il ricongiungimento familiare. Mi sono vista l'ultimo dato, il 48% dei permessi dati l'ultimo anno di cui abbiamo i dati sono per ricongiungimento familiare. Turismo, lavoro, religione, ci sono tutte le altre motivi per cui permessi, voi sapete, si sta restringendo sempre di più per
rifugio politico, però il ricongiungimento familiare sono al 48%, dunque arriva un coniuge generalmente spesso molto anche con un bambino o con un ragazzo o con un soggetto che ha da 0 a 18 anni l'obbligo scolastico o l'obbligo formativo. Ora questo soggetto, e qui arrivo subito al dunque perché sarò molto breve, la rete Scuole Migranti sta raccogliendo testimonianze di famiglie che fanno fatica a iscrivere a scuola il bambino. Perché? Perché c'è l'autonomia scolastica, cioè un istituto scolastico che si vede arrivare nell'arco dell'anno un soggetto non iscritto regolarmente, fuori corso, ha il diritto di dire tutte le mie classi, il preside ha il diritto di dire tutte le mie classi sono piene perché ho un tot di, già di bambini stranieri, un tot di disabili, ho un tot di dislessici, bla bla bla, gli casi, cioè, e ho le classi col corpo docente che ho, fine, io non posso aumentare la mia offerta. Allora c'è un'esperienza che molti di voi forse sono già dentro questa, che c'è il volontario italiano, che ci sono le associazioni della rete scuole migranti, che fanno da mediazione, cioè ricevono queste famiglie in panne, disperate, che vengono a casa, che stanno aspettando, perché hanno anche il vizio le scuole di dire vabbè signora, per non mandarli via, per non essere razzisti, gli dicono ti metto nella lista d'attesa. Liste d'attesa dove giacciono da 2-3 mesi, a gennaio mi arrivano notizie di ragazzi che non sono a scuola. E naturalmente io mi agito un po' perché non possiamo insegnare la Costituzione italiana ai migranti e i loro diritti e poi trovare che in sede applicativa hanno l'obbligo come genitori tutti, sia i regolari che gli irregolari, devono mandare i ragazzini a scuola. Peccato che a volte sono le scuole che gli dicono di no, secondo respingimento, hanno avuto respingimenti in male, e mo hanno il respingimento a scuola perché fanno i figli qui, anche quelli che perdono lì, che gli scade il permesso di soggiorno, anche questa enorme come dire, non so come chiamarla per essere, per dire una cosa bene, cioè sono tantissimi i migranti ai quali stanno scadendo i permessi di soggiorno e permangono qui, fanno figli, li devono mandare a scuola. E quindi, però per fortuna, l'ordinamento scolastico italiano è molto preciso, dice che c'è questo obbligo e mette in capo all'ente locale l'obbligo di in qualche modo presiedere, se sei un rom ti viene un vigile della casa o l'associazione preposta dal comune e ti chiede ai genitori, li obbliga a... Invece se arriva fuori anno scolastico, e noi ci siamo fatti una breve elenco di quanto chiudono il ciclo scolastico i paesi di provenienza dell'immigrazione e copriamo tutti i mesi, cioè l'America Latina in inverno, quegli altri d'estate, quegli altri a metà anno, cioè le provenienze dai paesi fa sì che spesso le cose sono collegate, perché un genitore che va a fare l'elementare nella propria scuola, nel paese d'origine, ottiene finalmente il coniuge di venire e aspetta che abbia completato un ciclo, quindi arriva nel mese in cui è finito là e qui non trova posto. Allora la rete scuole migranti, mi permetto di usare questa occasione per reclamizzare e chiedere il vostro aiuto. Abbiamo deciso di raccogliere questi casi, le associazioni e le raccolti stanno già raccogliendo segnalazione di ritardi di missione, mi veniva detto oggi che più un anno intero è rimasta a casa una ragazza, quindi stiamo parlando dell'età delle medie e stiamo cercando di raccogliere tutte queste segnalazioni. Voi scrivete, se venite a conoscenza di queste cose, anche se il genitore non vuole mettere il nome, diteci almeno la scuola.
perché vogliamo fare un'antenna, un osservatorio su dove si creano questi intoppi e restituire questo tema a chi? A chi ha il dovere di pianificare l'offerta formativa delle scuole. Quindi stiamo quasi pensando a una lettera al ministro, detto in parole semplici. Una lettera benevola dicendole però da quando c'è l'autonomia scolastica non c'è più la programmazione territoriale delle classi, delle scuole, dell'organizzazione scolastica. E mi viene in mente uno slogan che è degli anni del femminismo: noi dobbiamo ottenere che non per favore ma per diritto i ragazzini che vengono qui possano il giorno dopo trovare un posto a scuola. Il favore è quello che sta facendo il volontariato in questi anni, cioè vi sta accompagnando. È chiaro che se va Paola Priva dal preside o Patrizia Sentinelli alla Lapparelli, va su quello che sembrava respinto, forse viene anche accolto in classe, ma non attraverso le forzature, attraverso la programmazione. Ci vuole, ma questo paese quando decide che esistono i migranti, non i migranti su cui ogni volta dobbiamo vedere la fotografia sul barcone, i migranti qui che hanno seconda, terza generazione. Tenete presente che in un paese sicuramente come Roma, dove ormai c'è un'immigrazione sempre più consolidata, cioè che stanno qui da tanti anni, i ricongiungimenti familiari saranno sicuramente un fenomeno di lungo periodo. Come? Noi vogliamo provare il come tra volontariato e programmazione scolastica e sistema scolastico italiano. Questo è il nostro obiettivo in queste settimane. Grazie.